63 anni ininterrotti dal 1962 ad oggi, torna nella splendida cornice della chiesa di Santa Maria Nuova a Fano la rassegna di concerti d'organo, iniziativa in collaborazione con la comunità dei frati minori e con il supporto del comune di Fano. La rassegna è già partita lo scorso 7 luglio con il concerto in anteprima all'interno della Basilica di San Paterniano con l'esibizione della celebre organista di 98 anni, Montserrat Torrent Serra. Ora gli appuntamenti proseguono ogni venerdì di agosto a partire dalle ore 21. I 5 concerti di agosto vedono la partecipazione di organisti italiani e stranieri. In particolare segnalo un organista messicano che è frutto della collaborazione che abbiamo messo in atto tra il nostro festival e il festival di Morelia, una città del Messico che vanta anche loro, vanta un festival di tradizione più che decennale. Gli altri concerti sono due dedicati ad organisti italiani, Roberto Canali ed Emanuele Cardi. Abbiamo un duo polacco, violoncello e organo, i coniugi Marzek, ed abbiamo l'ultimo concerto, il 30 agosto, una edizione particolare della nota composizione I pianeti di Gustav Holst, compositore inglese dei primi del Novecento, che viene qui trascritta per organo, organo a quattro mani. In questo caso specifico avremo anche la proiezione di un video dedicato appunto ai pianeti in collaborazione con il Museo del Bali. Tutti gli appuntamenti, i concerti si svolgono presso la chiesa di Santa Maria Nuova il venerdì alle ore 21:15 e sono ad ingresso libero. Anche le attività collaterali sono ad ingresso libero e le voglio citare, sono le guide all'ascolto che precedono ogni singolo concerto presso la Sala della Cultura e sono in collaborazione con l'Università dei Saperi e sono tenute dal maestro Tiziano De Felice. Così come pure la mostra didattica, una mostra di manifesti che viene allestita presso la Memo ed è seguita da Davide Omicioli, così come le visite guidate che saranno a Santa Maria Nuova e a San Domenico e prevedono un intervento organistico alla fine della visita guidata.